sulla tre quarti perché sbaglia l'appoggio dell'Udinese. Chiesa fuori dall'area! 50 secondi, Federico chiede il gol! La Juve ruba palla subito sulla tre quarti alta per un disimpegno erratissimo della difesa udinese che fa Rachiri, ma lì è Vlahovic, bravo, si all'aria, punta la porta, guarda e dal limite con un raso terra potentissimo, preciso, lo scaglia alla destra del portiere vicino al palo, è imparabile, vantaggio Juve dopo 1 minuto e 50, grandissima ripartenza nello stretto dei due. Non li darei mai, lo dico prima, però veniamo da anni di confusione in questo senso, perché ci sono stati anni in cui De Ligt, per esempio, veniva sanzionato ogni tipo di tocco, sia con le braccia attaccate che non, e adesso qua la vediamocelo un attimo. Stop Alessandro, si gira. Beh, ma no, questo non può essere rigore. Ma non è mai rigore questo. È rigorino? No, è larga però. È dietro la mano. Però c'è la larga, non ce l'ha attaccata. Guarda bene. Però quando si gira non allora, ce l'ha attaccata al corpo. Guarda, dietro, Rocky, guarda, no, Rocky... è larga. Da qua è larga. Quando Rocky dice quest'anno non ci saranno i rigorini. Sinceramente non lo reputerei un braccio largo perché comunque è parallelo dietro, al corpo. È dietro, si gira. Cioè, se noi dobbiamo pensare a un movimento congruo rispetto alla gestualità, non si può però il giocatore... No, ma infatti non è un rigore da dare se fai il regolamento vecchio, no, ma, stile. Ma attenzione, se ti giri, hai le braccia lungo il corpo e ti tocca, non è mai rigore. Secondo me basta andarla a vedere e con un po' di... Vlahovic sul dischetto, però. 19:25 di gioco. Dusan per il 2-0 Juventus a Udine. Parte Dusan! Spiazza il portiere, 2-0 Juventus dopo 19 minuti e mezzo! I due davanti alla Juve fanno male alla squadra bianconera di Udine e portano sul 2-0 la Juve dopo 20 minuti. Rigore trasformato da Dusan e trovato da Alessandro. Tutto ciò del primo tempo. Sinistra, pallone dentro, forte, velenosissimo, in area di rigore, rubato ancora una volta in fase di partenza dall'Udinese, la Juventus pressa alto e gioca bene sulla sinistra, mette dentro la palla per Rabiot che è rimasto almeno per un altro anno perché aveva capito che con Allegri riusciva ad emergere meglio rispetto agli anni precedenti. Bella la palla qua, ancora Chiesa che va sulla sinistra, lato corto, tacco dietro per Cambiaso che fa assist per Rabiot. Qui ed Silvestri. È 3-0 Juve nell'ultimo minuto di recupero. Questo ragazzo a sinistra, ragazzi, l'ho detto prima, troverà spazio quest'anno, molto, anche perché Kostic, che è stato sicuramente un ottimo esterno l'anno scorso, ad oggi...